Buongiorno amici, allora oggi finalmente grazie a Ceriani Moto di Castellanza riesco a provare la Tuono 660. Ceriani concessionario Suzuki, Aprilia, Benelli, Guzzi, appunto vari marchi, e quindi mi ha dato la possibilità di provare finalmente, dopo tanto che volevo provarla, la Tuono 660. Quindi niente ragazzi, adesso ci facciamo sto giretto veloce e vediamo un attimino com'è sta Tuono che finalmente riesco a provare. Ok. Andiamo. Adesso la moto è in mappa dynamic. È un giretto così veloce giusto per provarla e capire un po' com'è sta Tuono. Naturalmente adesso questa non ha né cambio elettronico né niente, perché è la versione base. La strumentazione è molto bella. La posizione di guida è bella caricata ragazzi. Sì, la moto è leggerissima perché pesa qualche chilo ancora meno della mia attuale MT-09. Frizione morbidissima. È un po' lunga la leva, vabbè, ma quella sarebbe una cosa che uno cambierebbe perché è molto aperta e non è regolabile. E il bicilindrico suona abbastanza, si fa sentire. È bello grintoso. La dinamica dovrebbe essere la mappa quella più aggressiva, ma non so se c'è qualcosa di meglio. I freni attaccano bene, però si sente un po' la pastiglia grattare. Adesso non so questa moto quanti chilometri ha su. Si sentono le vibrazioni del bicilindrico ragazzi, le vibrazioni le ho percepite subito al sedere. Adesso bisogna capire un attimino andando se sono vibrazioni fastidiose o meno. Tra l'altro, chi interessa questa Aprilia, la Tuono, c'è una promozione di supervalutazione di 500 euro dell'usato. E in più a breve dovrebbe arrivare anche la Factory. Sulla Factory non c'è la promozione, però il prezzo è, mi sembra, 10.990 franco concessionario, quindi sono da aggiungere le spese di immatricolazione. Però lì si ha già vero, si hanno le sospensioni complete della RS, quindi è regolabile, la forcella è regolabile in più, appunto più regolazioni, perché è la stessa della 660. Poi ha il cambio elettronico e la piattaforma IMU completa già integrata nel prezzo, e quindi comincia a essere un prezzo davvero interessante. Adesso qua non conosco bene le strade, però andiamo verso il Sempione un attimo, 10 minuti giusto per provare com'è sta moto. Aprire apre, eh? Sembra bello cattivo il motore. La schiena che ha l'MT-09, e ne
effetti questa mi sembra che ha 67 Nm di coppia, 64 se non mi ricordo. La mia 09 ne ha una novantina e si sente la differenza. Però devo dire che ai bassi con una manatina di gas si va via bene. Adesso torno indietro perché non so andando avanti dove si va, onestamente non conosco la strada. E non mi piace tanto la frenata perché è aggressiva, però sto andando fuori zona, ragazzi, non conosco la zona, quindi torno indietro, faccio la strada al contrario. Beh, è leggerissimo, eh. Qua lo sterzo è molto più ampio dello sterzo della mia. E ragazzi, è entrata in coppia, si è alzata. No, no, allora sprigiona all'alto, eh. In alto è un po' il gas che non è troppo, boh, non so come dire, non si ha proprio sensibilità. Adesso bisogna capire quale regolazione, adesso è in dinamiche, però non so, non... Perché vedete, c'ha un leggero buco, un vuoto, poi attacca di brutto, che avete visto in prima come è venuta su. Non credevo. Passato il buco, ha buttato dentro tutto. Bello. Tra l'altro il serbatoio è bello avvolgente, cioè lo si riesce a prendere bene con le gambe. Il problema è che ci ho sbattuto contro e è un po' doloroso. Non mi aspettavo che si alzasse così. Se cavolo di Euro 5 hanno un on-off veramente fastidioso. Il motore, la frenata non mi piace proprio, non riesco a capire perché si senta così tanto il grattare delle pastiglie. Vediamo lo sterzo, questa sterza molto più della mia, quindi anche da fermo le manovre dovrebbero essere semplici. L'altezza della sella è perfetta, direi. Adesso non so quanto sia messa l'altezza, ma 1,70 m, dal 1,70 m ai 1,70 m va benissimo, ma anche 1,65 m ci si tocca secondo me tranquillamente. 1,60 m potrebbe essere già più che si tocca in punta. Quelli più alti non lo so, io sono 1,73 m, quindi ci tocco benissimo con entrambe le piante dei piedi e le ginocchia piegate. Strumentazione molto bella, devo dire. E sarebbe da provare un po' su un percorso un po' più brioso, dove la si può far andare un po', perché mi sa che questa va agli alti, sale mica da ridere. Il problema è che qui si fa fatica ad andare, purtroppo non è che posso, me l'ha data per 10 minuti il giretto è questo qua, altro non conoscendo le zone. Allunga il motore.
vibrazioni pensavo peggio. Il primo impatto scendendo dall'MT a questa le ho percepite subito. Adesso andando, devo dire la verità, ho già fatto il sedere. Caricata sul manubrio, pensavo meno. Ce lo facciamo un pensierino o non ce lo facciamo? Maneggevolissimo. Mi fermo, ve la faccio vedere ancora un po' bene. Vediamo se troviamo uno spiazzolino appena appena. Qua, ok. Ve la faccio vedere un po' bene. Beh, esteticamente è bella, dai ragazzi, non si può dir di no. Esteticamente è veramente un bel mezzo. Adesso non so dirvi se mi piace di più questa o la RS, però devo dire che è bella. Sentiamo un po' il sound dello scarico, il suono. Suona mica da ridere. Bella ragazzi, va bene, dai, ditemi che ne pensate e ci vediamo al prossimo giro in moto. Ciao ciao.